momento forse è più significativo dal punto di vista dell'incontro ecumenico, cioè dell'incontro di tutti i carismatici o i rappresentanti comunque dei movimenti carismatici internazionali. E sono qui a parlarne proprio con Matteo Calisi, che è un grande veterano e adesso ci dirà tutte le sue cariche del rinnovamento nello spirito in Italia. Mi limiterò a dire semplicemente che sono un umile servo della Vigna del Signore, ma che è stato spettatore di un'opera grande nella Chiesa, di cui devo soltanto benedire il Signore e anche i pastori della Chiesa. In modo particolare sono impegnato attualmente nel processo di unità e riconciliazione dei cristiani attraverso varie piattaforme che si sono create in diverse nazioni, anzitutto in Italia, e poi la consultazione carismatica italiana per il dialogo tra cattolici e pentecostali, e poi anche in Africa, Angola, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Canada. E quindi il mio lavoro a tempo pieno attualmente, dopo aver avuto diversi incarichi nel rinnovamento carismatico e nella Santa Sede, adesso terminati questi incarichi internazionali sono a tempo pieno per il Ministero della Riconciliazione. È un fatto che questa esperienza carismatica, a partire dall'inizio del secolo scorso, ha attraversato tutte le denominazioni cristiane, quindi è una dimensione trasversale al cristianesimo. Secondo le più accreditate stime dei sociologi della religione, si parla di un fenomeno che abbraccia circa 650 milioni di cristiani nel mondo, di cui soltanto 150 milioni nella Chiesa Cattolica. È un fenomeno di vaste proporzioni che nessuno poteva immaginare o lontanamente pianificare. Nessun ecclesiastico, nessun papa avrebbe potuto prevedere una emissione di potenza di Spirito Santo in milioni e milioni di uomini e donne, peraltro non soltanto all'interno dei confini della Chiesa Cattolica, bensì in tutta l'ecumene cristiana. Va da sé che questo è un segno eloquente che lo Spirito Santo vuole portare all'unità il cristianesimo. Penso che proprio a causa delle nostre divisioni, lo Spirito Santo, dove l'uomo non poteva raggiungere questa unità, ha pensato di agire in modo sovrano. Quindi questa è la pastorale diretta di Dio sulla sua Chiesa. Questo è un bellissimo concetto che, tra le altre cose, nella relazione che abbiamo ascoltato viene fuori. La divisione è un'opera del maligno, è un'opera del diavolo. Ma come si fa a riunire in un unico movimento o in un'unica denominazione tutti i carismatici del mondo? Bene, secondo quella che è la convinzione del Sommo Pontefice Papa Francesco, non si avrà una sola denominazione né una sola uniformità nella Chiesa, ma bisogna accettare la diversità. Infatti la sua tendenza è quella di chiedere agli altri cristiani di rimanere fedeli alle loro tradizioni, secondo la visione del teologo protestante Oscar Kuhlmann, che diceva: dobbiamo guardare la differenza come una ricchezza e non una divisione. Quindi ognuno nella propria tradizione, ma uniti in Cristo, non nella denominazione. Anche perché la Chiesa qui sulla terra ha una forma ancora troppo umana. La vera Chiesa è quella a cui noi ci dobbiamo unire, è quella del cielo, dove non ci saranno denominazioni né protestanti né cattoliche. Cristo è uno e quindi non può essere diviso. I problemi sono tra gli uomini, perché a un certo punto gli uomini devono formulare delle dottrine, che sono comunque delle teorie intorno alla verità, ma la verità è Cristo. Se noi accettiamo questa verità, che è Cristo, siamo uniti anche tra di noi. C'è un passo della sua relazione che mi è particolarmente piaciuto: la guarigione del passato, quindi guarire la memoria attraverso un percorso che è molto interessante, cioè quella della purificazione della parola. Sì, indubbiamente. Come dice la lettera a San Giacomo, la lingua purtroppo è complice di questa peccaminosità nella Chiesa, e il Papa l'ha chiamata la dittatura delle chiacchiere nella Chiesa. Purtroppo il maligno fa il suo lavoro attraverso proprio il giudizio, la condanna del fratello, e questo è contrario totalmente al Vangelo. Non dobbiamo pensare all'unità dei cristiani come semplicemente un compito affidato a un ufficio della curia, della diocesi o del dicastero vaticano.
L'unità dei cristiani ha a che fare col cuore stesso del Vangelo. Cristo è venuto per riconciliarci col Padre e riconciliarci tra di noi. E quindi il nostro compito, il nostro leitmotiv deve essere quello amare, amare, amare. Gesù ha detto, da questo vi riconosceranno, che sarete i miei discepoli, da ciò che metterete in pratica. Sì, certamente abbiamo delle differenze dottrinali. Possiamo non essere d'accordo sulla transustanziazione, sul Concilio di Trento, ma amare sappiamo cosa significa e da questo saremo giudicati. Amare quando è impossibile farlo, amare quando è difficile farlo, amare quando non si hanno le condizioni anche psichiche per farlo, amare sempre. Certo, perché l'amore è da Dio, non è un amore umano, non è filia, è agapao, cioè gratuito, senza condizioni, come Gesù ha fatto. Lui sapeva che sarebbe stato rigettato dagli uomini, che lo avrebbero messo in croce e rifiutato, ma il suo amore, la sua missione verso di noi è stata irreversibile. Allo stesso modo, se vogliamo estendere il cristianesimo, dobbiamo fare altrettanto, senza condizioni, amare senza condizioni. E naturalmente benedire, perché il dire bene e quindi la purificazione del nostro linguaggio ci consente di trasmettere il bene agli altri ed è come una rete, poi una ramificazione, è come qualcosa che si diffonde come macchia d'olio. E allora benediciamo anche il nostro nemico, anzi soprattutto il nostro nemico, perché è lì che è il vero insegnamento di Cristo. Certo, la benedizione per sua natura si estende perché Dio, attraverso la benedizione gli uni gli altri, ci benedice. E San Paolo parla del corpo di Cristo, della Chiesa, come un corpo dove tutte le membra, se sono onorate, noi onoriamo Cristo stesso perché è il suo corpo. Quindi quando onoriamo il fratello e la sorella, noi onoriamo Cristo, quindi questa benedizione che riceviamo da Dio, donata ai nostri fratelli, fa sì che diventiamo tutti quanti una benedizione, cioè il corpo di Cristo. Un'ultima domanda, entriamo proprio nel merito di questo convegno, perché è stato un simposio proprio ecumenico che sta riunendo quanti rappresentanti dei movimenti carismatici e chi esattamente? Beh, in realtà non possiamo quantificare chi sono rappresentati. Sappiamo che ci sono delle rappresentanze qualificate che provengono da ogni parte del mondo. Per quanto attiene invece alle rappresentanze ecumeniche, abbiamo rappresentanti sia di chiese storiche, protestanti, come anche quelle anglicane, luterane, ma abbiamo anche chiese non denominazionali, carismatiche, pentecostali e anche persino ebrei messianici. Sono un movimento all'interno del popolo ebraico che riconoscono Gesù Cristo come Signore e Messia. Se dovesse mandare un messaggio, anche una frase, ai nostri telespettatori, un messaggio che possa sintetizzare quello che abbiamo ascoltato oggi, qual è? La diversità non è mai una minaccia, anzi ci fa diventare più fedeli alla nostra identità cattolica. Quindi dobbiamo spenderci come Gesù ha fatto, come i primi testimoni del Vangelo, dando la propria vita per amare e riconciliare il mondo a Cristo. Vedere come in tutto il mondo la corrente carismatica, questa esperienza carismatica abbia cambiato le vite delle persone, tanto da spingerle a venire dall'altra parte del pianeta per alcuni che ho visto oggi, è semplicemente fantastico. Io ringrazio il Signore, alleluia. Estar con juntos todos por el Cristo y el Spirito Santo è magnifico. Meraviglioso e magnifico stare tutti insieme lo Spirito Santo. Io mi chiamo Irmã Terezinha, sono consagrada na comunidade Sementes do Verbo. E para nós é uma alegria estar aqui. Com certeza é um sopro novo do Espírito.
e só o Espírito Santo para renovar todas as coisas. Então, para nós, essa alegria, a gente pede esse Espírito Santo não só para nós, mas esse fogo novo do Espírito para toda a igreja, para todo mundo, para todo o povo de Deus. Todas as pessoas, todos os povos são filhos amados de Deus e todos são chamados a entrar nesse fogo novo do Espírito Santo, nessa coragem, na fé do Espírito que pode mudar todas as coisas. Insomma, se ho capito bene, lo Spirito Santo è veramente ovunque in questo posto e sentono molto la speranza, il coraggio, la fede e la voglia di andare avanti, perché lo Spirito Santo dà questa forza. Che lo Spirito Santo si haga realmente in questo nuovo Pentecostés, che haga un nuovo Pentecostés per la rinnovazione carismatica. Todos los carismáticos que crezcamos en la unidad en el Espíritu. Amén. Baby, I'm on fire, I won't go out. Canta en siembra, no oír. Su canta en siembra, no oír. I feel that the Holy Spirit move in this place in a special way. I met a lot of fantastic people and they got make us feel a lot of joy and the power of the Holy Spirit and I expect that this is just the beginning. Cosa dire più che altro ai nostri amici? Il Signore è qua in mezzo a noi, lui è vivo e ha vinto. Guarda un po' in giro cosa c'è. Siamo noi figli del Signore. Lui si ama, si vuole bene, è dentro di noi, è viva, alleluia, alleluia. Felicissimo di vivere questo evento straordinario del rinnovamento di tutti i gruppi carismatici. Veramente un evento meraviglioso da vivere e da partecipare. Ringraziamo il Signore per quello che offre ad ognuno di noi. Amen. Veramente di gioia. Da un momento di gioia condividere l'esperienza dello Spirito Santo e la gioia che Gesù è vivo non soltanto con i fratelli di un gruppo, di una comunità, ma con il mondo intero. E in questa chiesa viva che si vede veramente la presenza di Gesù risorto. Questo amore che deve arrivare appunto da Gesù a noi e va necessariamente poi portato agli altri. E quello che succede quando incontri Gesù è che tu ti senti amata e cominci a provare un amore per gli altri che capisci che non è da te, perché non ami fondamentalmente. So I feel the Holy Spirit. That's what we came looking for, the Holy Spirit. And the Lord is alive. I think the Holy Spirit is really present here and we feel the energy of the Spirit and the strengthening to the Catholic Church. But it was you who first showed me how. Sono in compagnia in questo momento, durante questo giubileo d'oro dei movimenti carismatici di tutto il mondo, con Harold, che è originario dalle Mauritius, se non sbaglio, e che vive nel nord Italia ed è un profondo carismatico. E allora la domanda e il messaggio che vogliamo che ci manda è questa: come vivere la nostra vita, un messaggio da dare a tutti noi, nello Spirito Santo? Cercare durante la vita questo posto dello Spirito Santo è così potente che ci dà forza di realizzare la nostra vita cristiana. È semplice pregare lo Spirito Santo, vieni Spirito Santo, riempiemi. Ripetere spesso questa parola qui e sentire la sua presenza su di noi così potente che ci fa riuscire a vivere una vita cristiana qualche volta difficile, con problemi, con tante cose, per la nostra vita quotidiana. Al lavoro, in famiglia, con difficoltà dappertutto, ma riesce a viverlo con la potenza dello Spirito Santo. Non dimenticarlo, lo Spirito Santo è potente. E se questo tempo manca tanti giovani, manca tante persone alla Chiesa, perché lo Spirito Santo, noi dobbiamo ritornare allo Spirito Santo. Ritornare a Lui, così Lui ci viene a noi e così possiamo toccare i cuori di tanti giovani, tante persone, riempire la Chiesa Cattolica. Evento meraviglioso.
meraviglioso. La comunità tutta riunita per pregare questo Signore che veramente ci accoglie a braccia aperte. Grazie Gesù, lodiamo insieme al Signore, gloria a Dio. Di Nuoro, della Sardegna, e ringraziamo Papa Francesco che ha inaugurato questo giubileo. Grazie Papa Francesco. Merci Seigneur et merci au Pape François d'avoir convoqué tout le renouveau charismatique du monde entier. Je viens moi-même de l'île Maurice et je suis si fière de représenter l'Église catholique de l'île Maurice ici. Mauritius, Chile, Chile, Lota, de Lota, hemos venido. Yo feliz, feliz, algo nuevo para mí y más feliz cuando esté con el Papa, más feliz. Siento mucho gozo, estoy impactada con esta visita aquí. He sentido una renovación más. Mira que amo la renovación carismática y amo a mi Dios. È quasi spiegabile perché Gesù lo senti vivo dentro, solo pensarci. È un'emozione fortissima e senti anche l'armonia che c'è tra gli altri, è un'energia fortissima. Si sente guarita, non stanca, dovrei essere a pezzi in questo momento, invece mi sento piena di vita, gioiosa e partecipe ai fratelli. È un'emozione inspiegabile. Eccoci qua vicino alla Basilica di Santa Anastasia, abbiamo beccato alcuni argentini che, guardate che meraviglia, stanno facendo un murales. Che è murales, che significa? ¿Qué tal? Bueno, venimos de Argentina a hacer el mural del jubileo de la Renovación Carismática Católica. Sí, fuimos convocados este equipo para realizar un mural colectivo, o sea, la gente que pasa pinta con nosotros. Allora, è un murales che loro stanno realizzando in maniera collettiva con tutte le persone che desiderano parteciparvi e che riguarda il giubileo del rinnovamento carismatico. E che significa serlo con la famiglia? Perché a chiesa è come una famiglia, no? Il marito, los hijos. Bueno, nosotros somos una familia, nosotros somos el matrimonio, tengo tres hijos, Tobías, Miqueas y Natanael, y ellos son amigos nuestros que están trabajando también en el equipo para pintar. Bueno, nosotros trajimos esta tela desde Buenos Aires y el dibujo fue preparado, fue armado con una temática que tiene que ver con Pentecostés. Sí, la temática que tomamos es Hechos 2:33, basada en la experiencia de lo que se está tratando acá en el jubileo, que es la experiencia del bautismo en Espíritu Santo, que nos regala la renovación carismática católica en este tiempo. Quindi il disegno lo hanno pensato già in Argentina, perché questo telo viene dall'Argentina, adesso lo stanno ultimando con i colori, ed è il battesimo nello Spirito Santo, quindi il tema principale del giubileo che stanno vivendo qui. Quindi non è facile esprimere e dire a parole quanto è grande ricevere, l'ho ricevuto io come tutti noi qui presenti. È un momento di grazia grande, è un momento emozionante, non lo so neanche esprimere. Veramente il Signore si è manifestato nella nostra vita e ci sta dando i segni visibili del suo amore. Veramente li stiamo vivendo, una nuova Pentecoste. Fine anno ho avuto in famiglia un momento di grossa difficoltà, perché mia figlia è stata colpita da una malattia abbastanza grave. E il primo gennaio del 2017 il Signore gli ho chiesto: ti devo strappare la guarigione di mia figlia. E davanti al Santissimo mi ha dato un segnale attraverso... Una sorellina si è fatto strumento del Signore, mi ha dato un'immagine miracolosa dove c'era scritto miracolosa immagine di Gesù Nazareno. E quello mi ha dimostrato nel 2017 che mia figlia l'aveva già guarita. E in questa occasione sono venuto a ringraziarlo insieme ai miei fratelli, perché il Signore è grande, è vivo e a me me l'ha dimostrato.
Eccoci con Giovanni Traiettino del Movimento Evangelico. Come abbiamo detto, questo è un simposio ecumenico, quindi sono presenti rappresentanti di tutti i movimenti carismatici. E allora un suo messaggio, soprattutto cosa ha recepito dall'incontro che è già avvenuto questa mattina? Beh, è stata una manifestazione significativa e importante, un evento che è figlio di un cammino che abbiamo fatto da 50 anni, diciamo, a questa parte, e che va nella direzione di costruire l'unità possibile tra i cristiani, partendo dal fondamento comune che è Cristo. Quindi nella misura in cui siamo in Cristo, dobbiamo riconoscerci, siamo chiamati a riconoscerci come fratelli. È una domanda che potrebbe essere impertinente, ma gliela voglio fare. Quale potrebbe essere il punto debole di questo cammino? Beh, il punto debole del nostro cammino sono le nostre tradizioni. Abbiamo diverse tradizioni, a volte diverse teologie, e dobbiamo ancora scoprire, alcuni di noi l'hanno scoperto, il fondamento comune e il linguaggio comune. Come si supera? Si supera incontrandosi, conoscendosi, diventando amici e cercando di scoprire qual è la realtà spirituale autentica dell'uno, degli uni e degli altri. E capita molto spesso che in questi incontri ci sono momenti di grande entusiasmo, di grande coinvolgimento e quindi di grande operatività, cioè si inizia un percorso che poi però viene bloccato inevitabilmente dal rientro a casa. Questo succede e come si può avviare? Sì. Ma una cosa che io ho imparato e che incoraggio tutti i fratelli a considerare è che, come ha detto qualcuno, la storia ha le gambe corte, cioè il cammino storico del cristianesimo anche, oltre che di altre realtà, è un cammino a volte lento, a volte lentissimo, a volte contrastato. Altre volte invece ci sono accelerazioni, il processo riprende e va avanti. Quindi dobbiamo riscoprire e valorizzare la categoria, il concetto di processo. Quindi gli eventi sono importanti, sono dei segnali, sono dei momenti di sintesi, però poi riprende il processo. Ecco, c'è una verità che è una verità non solo di fede ma anche storica. Malgrado tutto, la Chiesa c'è, Cristo è uno e noi crediamo fortemente che non perirà mai come lui ci ha promesso, e questa è la nostra fede ed è un mistero per in un certo senso. Come i cristiani ecumenici, quindi tutti i cristiani e in questo caso i carismatici, portano avanti questo concetto, cioè con che operatività, con che segnale? Ma credo che il contributo di questo grande movimento è diventato grandissimo nel corso dell'ultimo, del secolo scorso e poi inizi di questo secolo. Ha un contributo e una profezia speciale da dare alla Chiesa nella direzione, diciamo, della guarigione della Chiesa stessa, del rinnovamento della Chiesa, della riforma, tutti i concetti che Papa Francesco sottolinea continuamente, ed è il ritorno all'essenziale, ed è il ritorno ai fondamenti, ed è il ritorno a Cristo, all'esperienza di Cristo e alla relazione con lo Spirito Santo. La Chiesa, per guarire, per andare avanti, ha bisogno di questo. Io credo che questo è un dono che è cominciato col movimento pentecostale, grazie a Dio si è esteso a tutte le altre chiese storiche e sta andando avanti, anche chiaramente tra frenate, contraddizioni, a volte tensioni, resistenze, però sta andando avanti. Le chiedo di inviare anche brevemente un messaggio ai nostri telespettatori proprio da questi incontri. Ma il messaggio è ad aprirsi a Cristo, a cercare Cristo, a riceverlo come Signore e Salvatore nella propria vita personale, a fare un incontro personale con Cristo, a invocare lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo possa aprire i nostri occhi e rivelarci Cristo. Il Signore vi benedica. La pace è possibile.